Va bene, iniziamo il collaudo. Beh, oddio, in realtà non è che lo inizio oggi. In realtà il collaudo sarà distribuito su molti giorni. Sono circa, ci siamo tenuti una quindicina di giorni di collaudo. Alcune cose le ho già fatte, in realtà, e ve le mostrerò inserendo i relativi frammenti nel video che state vedendo. Altre cose invece le vado a fare adesso, le ultime per l'esattezza, dopodiché vado a montare il tutto e vi mostrerò i risultati. Una cosa ve la posso già dire: io mi aspettavo che il prototipo avesse certe caratteristiche. Perché? Perché uso coltelli da una vita, quindi so già cosa aspettarmi da un coltello il più delle volte. Però bisogna anche stare attenti a non partire prevenuti, né in positivo né in negativo. Quindi io ho definito una batteria di test, i test di quelle cose che a me interessano moltissimo, quindi su certe cose il coltello deve andare bene, se no non assolve la sua funzione. Poi ho voluto inserire dei test di flessibilità, cioè mi ritrovo delle situazioni in cui io, siccome ho un coltello in mano e non ho voglia di sporcare un altro coltello per fare una cosa di 3 secondi, tento di usare quello che ho già in mano. Chi cucina tanto sa che avviene spesso, cioè a volte è veramente difficile avere 8 coltelli davanti e continuare a cambiare coltelli, si fa fatica. Poi è ovvio che se devo fare un'ora di un certo lavoro, un'ora di un lavoro diverso, un'ora di un lavoro diverso, uso i 3 coltelli specifici, ma a volte per un secondo che devo tagliare una roba e ho un altro coltello in mano, magari lo uso. Ecco, quindi un aspetto fondamentale nella cucina professionale soprattutto è la flessibilità, cioè quanto questo coltello in una condizione operativa che non è la sua riesce comunque ad assolvere, non bene, se no vuol dire che è la sua di condizione operativa, ma almeno sufficientemente, con qualche magari rallentamento, con qualche attenzione in più, eccetera. Quindi una serie di test che vedrete sono su questo, sulla flessibilità del coltello in situazioni. Quindi non andate a mettere il commento che io a volte me li ritrovo, ma questo coltello non è quello giusto per fare questo lavoro. Lo so che in certe situazioni non è il coltello giusto per fare un certo lavoro, l'ho fatto apposta, va bene, perché? Perché la flessibilità è importante. Quindi in sostanza cosa vedrete? Vedrete taglio di pollo, perché questo coltello nasce per porzionare le carni. E il pollo è una di queste. Poi che mi porziona il pollo, o che mi porziona il maiale, o che mi porziona la bistecca di manzo, non è che cambia tanto. Nasce per pareggiare, quindi vedremo anche questo. Nasce per sfilettare carne, non pesce, quindi lo proverò anche in queste situazioni. Nasce, lo so che sembra strano, ma per tagliare pomodori. Quindi è una delle cose che testerò. È questo, se mi taglio come voglio io i filetti di pomodorini. Poi ci sono altre cose dove invece la carota, cioè lui non nasce per tagliare carote, però voglio vedere lo stesso come va. Non nasce per tagliare il porro, però voglio vedere lo stesso come va. Non nasce per tagliare la cipolla, però voglio vedere lo stesso come va. Va bene, fine del preambolo, mettiamoci all'opera. E poi man mano che vi mostro le singole sequenze vi faccio un commento riportato sopra per darvi le motivazioni di quel test e come ho trovato che stesse andando. Oggi vediamo un po' di cose col nostro coltello. Non come farsi la barba, lo so che ce l'ho, ma io di solito la taglio nel weekend, quindi vi tocca tenermi così. Ho la pelle delicata e non riesco a farla tutti i giorni. Ho capito. Fra, non è un cacchio, ce ne frega la tua barba, ho capito, va bene. Il coltello, non lo userò stile Rambo per farsi la barba, lo ridico. Un consiglio importante: quando lo avrete in mano, chi di voi lo comprerà nell'asta che faremo il 7 di settembre, mi raccomando, appena lo tirate fuori dalla scatoletta, non cominciate ad andare come dei forsennati. Ogni coltello ha una sua anima, ha delle sue caratteristiche,
ha una sua scorrevolezza, ha un suo peso e soprattutto ha un suo baricentro. Quindi mi raccomando, cominciate piano. Poi, intanto che verificate, accelerate, 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 accelerate. Non buttatevi subito a manetta, perché rischiate di farvi male. Non si fa mai così. Io lo insegno sempre ai miei assistenti. Quando si acquista un nuovo coltello, anche se si è veloce, non si parte mai subito a manetta. Si inizia sempre piano piano e poi nel giro di 5 minuti, 10 minuti si arriva alla massima velocità. Perché? Perché c'è bisogno che la mano entri in sintonia col coltello. Per inciso, questo è il motivo per cui a volte ci si fa male proprio con i coltelli nuovi. L'altro motivo per cui a volte ci si fa male è che si continua a cambiare coltello. Perché cambiando di continuo coltelli la nostra mano fa fatica a entrare in sintonia. Ecco perché un cuoco, uno chef dovrebbero avere 5-6 coltelli e usare sempre quelli e non continuare a usare tutti i coltelli che passano per la cucina. Perché? Perché in quel modo è più facile farsi male. Va bene, andiamo a fare la prima prova. Allora, questo è un coltello, tra le altre cose, per materie prime delicate. Materie prime che quando taglio non devono sfrangiarsi. Devo poterle tagliare senza fare pressione. Esempio, il pomodorino. Allora, adesso io voglio fare dei filetti. Non voglio schiacciare. Piano, mi raccomando. Tagliamo un solo colpo e poi andiamo a filettare. Riusciamo a filettare senza schiacciare e andando con una discreta velocità? Adesso vi mostro il risultato. Vedete? Sono stati filettati, vari spessori. Vi mostro, vedete? Vedete questa frangia? Questa c'è perché l'ho fatta io, però se guardate, vedete la superficie? Il pomodoro è vecchio, quindi nonostante il fatto che il pomodoro sia vecchio, e sapete che i pomodori vecchi sono quelli più difficili da tagliare per un coltello, e siamo andati bene. Direi che la prova è brillantemente superata. Se volessi fare una concassè, eccola qua. Oddio, andrebbe spellata prima di fare la concassè, E poi la misura non è esattamente della concassè, e questa è più piccola. Però mi serviva più il principio. Non si è schiacciato assolutamente. E questo per me è fondamentale. Va bene. E questa prova è conclusa. Allora, uno degli usi del coltello, di questo coltello per me, è quello di fare fettine sottili da altre fette. Perché? Perché mi capita, nei ristoranti è una cosa che capita spesso, ho già una fetta, ne voglio fare, mi raccomando, attenzione, avete la vostra mano che fa da guida, il coltello deve essere sufficientemente affilato perché voi non dobbiate fare forza, e poi andiamo ad uscire. Questo è uno degli usi di questo coltello. Notate? Una fetta, ve la mostro, vedete? E quella che c'era sopra. Guardate quanto è sottile. Perché ti serve fare sta roba? Qui entreremo in tutto un altro discorso. Perché a volte non voglio battere, sostanzialmente.
Ecco, qui adesso lo vedete, è una sorta di toast francese, francese solo per la tecnica, non per gli ingredienti. L'ho fatto in padella, dopo averlo passato nell'uovo con abbondante pepe, pochissimo origano, molto sale. Nella padella è stato passato, padella di ferro naturalmente, la lionese, è stato passato con burro chiarificato a tonnellate, perché non si deve attaccare. E qui vedete il mio stupendo prototipo di quello che poi sarà il mio stupendo coltello, che ha svolto egregiamente la sua funzione, cioè nel tagliare in modo perfettamente liscio, vedete, il toast, che è morbidissimo e quindi serve un coltello affilatissimo. Guardate, tagliare una roba così non è proprio da tutti i coltelli. Ci sono coltelli che tagliano il pomodorino ma non tagliano questo. Va bene, ancora qualche istante e tanti saluti. Ecco, adesso vi mostro una delle funzioni principali di questo coltello. Da un petto di pollo andare a ricavare delle fette, scaloppare, di solito questo è il termine che impieghiamo. Togliamo l'ossicino centrale, separiamo i filettini, che di solito vengono utilizzati in un altro modo, perché se poi li lasciate nelle fette si staccherebbero in cottura. Intanto vale utilizzarlo magari in uno spezzatino o in qualcos'altro, e poi andare a tagliare le singole fette. Adesso tra un istante me lo vedrete fare. Prima lo sgrasso, tolgo tutti i frammenti che non voglio per non avere poi delle parti delle fette che si vanno a staccare. Eccoci qui. Adesso qui andiamo a farlo. Le prime volte che lo fate partite piano, vedete come sto facendo io, proprio perché bisogna abituarsi al coltello. Non partite mai sparati, come ho già detto nella parte iniziale del video. Quando un coltello è nuovo bisogna abituarsi piano piano, ma poi piano piano non mesi, di solito bastano un paio di giorni. Qui ed ecco le fette. Un'altra cosa che facciamo spesso: tagliamo la carta. Lo so, sembra strano, ma nei ristoranti si fa spessissimo, proprio sul tavolo, magari perché dobbiamo confezionare o altre cose. In questo caso io volevo separare le fette prima di metterle nelle buste antigelo. Sono a casa, ve lo ricordo, non al ristorante, quindi non ho il sottovuoto. Siete cuccati un minimo di confezionamento. Adesso faccio la stessa cosa con la pellicola trasparente, il metodo tipico dei ristoranti. Stavolta invece che fette è spezzatino, o bocconcini se preferite chiamarli così. Quindi lavoro iniziale di pulizia dall'ossicino, le parti troppo grasse. Qui, a dire la verità, non è che ce ne siano tante, ho fatto la cosa più che altro per provare il coltello. Sto andando a velocità normale per farvi vedere meglio. Ci vuole un istante in più perché non ho voluto aumentare la velocità. Notate che tolgo sempre i filetti. È una mia abitudine, molti non lo fanno, ma no. Questione di abitudini veramente. Io le tolgo perché almeno ce le ho sotto controllo e decido io cosa deve andare in casseruola. I filetti poi non è che li butto, ci mancherebbe. Però non li lascio attaccati ai pezzi perché mi si staccherebbero in cottura e le cotture sarebbero poi irregolari. Quindi preferisco farne un altro uso.
oppure tagliarli singolarmente. Ecco, questa è una funzione importante di questo coltello. Questo coltello l'ho praticamente fatto fare per fare questi lavori. Quindi questi lavori li deve fare bene, e insomma li sta facendo bene. Quindi direi che sotto questo aspetto siamo messi veramente bene. Anche la lunghezza della lama per fare questi lavori è giusta, perché tanto sono sempre piccoli frammenti, non dovete fare fette grandi. E qui probabilmente uno potrebbe decidere di avere un coltello più lungo per quando ci sono da fare fette e un coltello un pochino più corto per quando invece ci sono da fare cose tipo queste, cioè tipo spezzatini, bocconcini, piccole parti, eccetera. Va bene, direi che a questo punto possiamo andare avanti a velocità più sostenuta. E il taglio è questo, così, d'accordo? Mm-hmm. Adesso uno lo faccio io per farti vedere e l'altro lo fai tu per provare. Ok. Ecco, qui per esempio è evidente che sarebbe comodo avere un coltello più lungo. Più lungo. Ok? Vedi? Come è venuta pulita? Mm-hmm. Il trucco che ho usato per sopperire alla mancanza di lama è stato che io venendo tirando il coltello ho messo forza. Ma tornando indietro non ne ho messa e ho alzato leggermente, se no mi sfibri la carne. Adesso nel caso del brodo non ce ne frega assolutamente niente, ok? Però okay. Se tu volessi fare fette perché mi devi fare bistecche, invece diventa importante. Adesso qui io ti ho lasciato un po' di questo spazio, spegni pure il video e prova. Allora, via. Guarda quello che faccio, ok? Mm-hmm. Devo seguire la carne. La giro perché si vede meglio. Eccola qua. Seguo la carne, vedi? Cioè non voglio le cose squadrate. Questa la tiro via. Vado in pratica con la punta. Poi questo video se vuoi te lo mando, okay. Se pensi che ti possa servire. Sì, sì, è tutto per aiutare. Ok. Questo lo conserviamo, non lo buttiamo. Sto mostrando alcuni frammenti di video di attività fatte sulla carne presso Your Local Venice, che ringrazio per avermi dato una mano a girare queste parti di video. E qui stiamo sgrassando del controfiletto, l'avete visto prima, e del filetto in questo momento, facendo tutta una serie di considerazioni. Comunque qui più che altro ci serviva a mostrare il coltello, perché questa è una delle funzioni importanti del coltello stesso. Qui invece andiamo a tagliare una carne, un controfiletto già cotto, facciamo delle fette di tagliata, il livello di cottura è stato concordato prima e vabbè, andiamo oltre. Taglio ciambelle, eh sì, è una cosa che mi capita spesso a casa, non sarebbe il coltello giusto per fare questo lavoro, però ho voluto provare se
si riusciva lo stesso, mancherebbe un filino di lama per farlo bene, poi non fosse per quello il coltello andrebbe anche bene, si tratterebbe solo di averlo un po' più lungo. Adesso qui lo rifaccio con la seconda bagel. Mi sono voluto divertire a provare anche questa cosa qui. Oggi vediamo una delle tante prove che faremo con il mio prototipo prima di passare a dare le specifiche definitive di quello che sarà il coltello finale. Allora, una delle funzioni di questo coltello per me nel mio modo di cucinare è quello di lavorare al volo. Riesco a tagliare facilmente. Sì, uno e due. Qui abbiamo trovato il sedano, abbiamo tagliato senza nessuna difficoltà. Benissimo. Andiamo sempre, vedete? Voglio vedere se la lama taglia senza sforzo. E taglia senza sforzo. Ok. La punta reagisce bene. Ok. Allora, il coltello per fare il lavoro successivo sarebbe l'usuba o il nakiri. Questo in particolare mi è stato creato da un coltellinaio, Salvatore Tarantino, che ringrazio, poi vi metto i suoi riferimenti, ma io volutamente non lo uso. Perché? Perché so già che funziona, e funziona benissimo tra l'altro. Invece, in un modo completamente sbagliato, utilizzerò questo, perché quello che voglio sperimentare è, ma se io non voglio tirar fuori troppi coltelli, e per la sua funzione principale questo sarebbe il coltello giusto, ma io lo volessi utilizzare anche per una funzione che non è la sua, mi funziona lo stesso? Questo lavoro qui non si farebbe con questo coltello, ma io lo faccio lo stesso. Funziona? Riesco a farlo? E a farlo bene? Direi di sì. La punta taglia perfettamente. E voilà. Di punta, che non sarebbe giusto, però io non volevo sporcare un altro coltello. Allora, prova di flessibilità. Devo tagliare questa cipolla. I coltelli giusti sarebbero questo o questo. Ma ipotizziamo che io non abbia voglia di sporcarli, perché c'ho già sporco l'altro, o che io non li abbia proprio. Quindi io adesso utilizzo un coltello che in teoria sarebbe sbagliato, ma lo uso proprio perché voglio vedere se è flessibile. Quindi vado ad usare il mio sushi. Ci mettiamo, voglio fettine sottilissime. Tra le prove di flessibilità c'è anche la carota. Perché la considero una prova di flessibilità? Perché appunto io avrei i coltelli più indicati per tagliare le carote in vari modi. Però insomma, voglio vedere che succede se uso il sugiki. Non è il massimo per fare questo lavoro, d'altro canto appunto non nasce con questa funzione. Però insomma, riesco a farlo agevolmente, senza diventarci troppo matto, un filo più lentamente di quello che non farei con coltelli specifici, però procedo insomma, tagliare taglia anche di più. Questa invece è proprio una delle sue funzioni, tagliare i filetti di pomodorini.
ed è importante che lo faccia bene, sennò non ci sarebbe senso ad avere un coltello così, è proprio una delle cose per cui l'ho progettato assieme a Manuel. Ritaglia perfettamente, direi. Oltretutto, questo è un pomodoro, sono una serie di pomodorini neppure troppo freschi, l'ho scelti apposta, un filino più vecchiotti, perché se taglia bene questi, poi in realtà taglia bene qualunque cosa. Quindi l'ho voluto proprio provare sul difficile, se vogliamo metterla così. Direi che è andato veramente bene, mi ha dato veramente soddisfazione. Perfetto per questo uso. Ritorniamo ad una prova di flessibilità. Taglio la cipolla. Questo è il classico lavoro da trinciante, da nakiri o da usuba, santoku, persino il deba. Invece il sugigi, cioè questo coltello, è proprio un coltello che in teoria non si dovrebbe usare per questo scopo. Però appunto io ne voglio dimostrare la flessibilità, come ho già detto parecchie volte in questi frammenti di video. Ci riesco lo stesso, anche se non è il coltello giusto, nel caso io non voglia sporcare uno degli altri coltelli o nel caso io non ce l'abbia presso, eccetera, eccetera. Vabbè, il risultato lo vedete voi stessi, direi di sì. Un po' più lentamente, naturalmente, prestando un filo di attenzione in più. Però insomma, riuscire si riesce. Poi proseguiamo con il porro. Adesso vi mostro che è stato aperto e lavato all'interno. E poi vado a fare le classiche mezze rondelle. È una cosa che faccio spessissimo, solitamente lo faccio con il nakiri o con l'usuba, a seconda di quanto le voglio sottili e di quanta velocità mi serve. Tendo a scegliere il nakiri quando ho bisogno di essere molto veloce o l'usuba quando voglio essere più preciso e le fettine mi servono più sottili. Anche in questo caso il coltello se l'è cavata bene, anche se non sarebbe proprio il suo lavoro. Ho continuato con le zucchine o i zucchini, come alcuni le chiamano. Anche qui avevo da fare fettine, non sottilissime. Poi le ho soffritte in una fase successiva che poi non mostro perché vabbè, non fa parte dell'obiettivo di questo video. Anche qui avrei usato un nakiri o un usuba, qualcuno avrebbe usato un santoku, o in Occidente si tende a usare il trinciante. Ecco qui. E finalmente l'ultima prova di flessibilità del coltello, le fette di carote, quindi le ultime prove erano tutte di flessibilità, mentre nella prima parte della sequenza c'erano più quelle funzionali specifiche del coltello, salvo i pomodorini che me li sono trovati un po' in mezzo invece che all'inizio, anche se sarebbero state appunto prove funzionali e non di flessibilità. Va bene, direi che abbiamo concluso il collaudo per quanto riguarda le prove di utilizzo. Il coltello lo rispedirò a Manuel che ne farà la rigenerazione prima di porlo in vendita come prototipo. Ciao a tutti quanti, buon divertimento!